Spariremo noi, ma prima devo trovare l'episodio. Sì, voi sistematevi che stiamo per finire. È l'episodio in cui non lo trovo, ve lo racconto immediatamente. E l'episodio è questo qui. Dice mio padre. No, c'è tutta la famiglia qui. Allora cominciamo dalla nonna. Ma non vogliamo fare la canzone di Pulcinella? Sì, è la nonna. Chiamiamo tutti. Appunto, la nonna era quella delle bottiglie. Ma comunque, allora è piaciuta, io ve la leggo. Mia nonna, che oggi ha la bellezza di 103 anni, ed è vero sto fatto, eh? Qui voi avete una persona che ha quasi 105 di anni, ha 104 anni. Ha avuto la fortuna di lavorare là dentro e mi ha raccontato qualcosa del suo lavoro. Nelle distillerie mia nonna ha lavato quasi 40 anni, lavava le bottiglie in cui si imbottigliava l'alcol o i liquori. Ore e ore a lavare con l'acqua fredda anche d'inverno. Erano migliaia le bottiglie che venivano lavate e preparate per l'imbottigliamento, e qui seguiva un episodio con le bottiglie eccetera che non vi possiamo fare perché le abbiamo tutte rotte ieri sera, solo per questo, ed è in parte vero. Mio padre invece, qui è tutta la famiglia che lavora nelle distillerie, fece il distillatore un po' in tutte le fabbriche di San Cesario. Preferiva fare i turni di notte, voleva avere le mattinate e i pomeriggi liberi per dedicarsi alla sua vera passione, la musica. Suonava il pianoforte, il violino, il mandolino e amava cantare. Era di Napoli mio padre, come il nostro amico Gargiulo. Quando cantava le melodie napoletane si trasfigurava. Nonne, fratella mia, arrosta, fratella, non s'affaccia. Io chi songa? Io songa pulla scenella. Nonne, uè, fra botta, nonne, uè, fra botta, stacca pulla scenella, pulla scenella, pulla scenella, caccia la languella, e dice fatte ca. Fatto mocca. Non mi sento.